Ecco come sarà il porto turistico di Viareggio di qui ai prossimi 2 anni. Il video rendering diffuso in queste ore mostra il volto della Madonnina di domani, secondo il progetto messo a punto dal Comune e dai CARE con il supporto tecnico del Consorzio Navigo. Quasi 4 milioni di euro da investire fino a maggio 2021 per il restyling delle banchine, la rimodulazione dei pontili, la realizzazione di un nuovo pontile 9 per ospitare anche imbarcazioni più grandi e una nuova clubhouse. Saranno di fatto 3 lotti. Il primo lotto per il restyling, diciamo, più immediato, poi il lotto per i pontili e poi il lotto più grande per il triangolino. Quello naturalmente è un impegno più importante che si aggira intorno ai 10 milioni d'euro e quindi va programmato con attenzione, ma noi abbiamo intenzione di farlo. Al centro dell'operazione resta iCare, la municipalizzata che la scorsa estate ha acquisito le concessioni della vecchia Viareggio Porto e i suoi 450 prodi dopo 5 anni di oblio e che entrerà a breve in una nuova società con la Regione Toscana, dividendo al 50% quote e investimenti. Ma può l'azienda del Comune reggere uno sforzo del genere? iCare è una società solida che noi peraltro come Comune proprio per l'acquisizione del porto abbiamo sostenuto finanziariamente con un aumento di capitale, ce ne saranno altri se ci sarà bisogno. La Regione Toscana ha più volte manifestato l'intenzione di sostenere questa nostra iniziativa, ha sottoscritto con noi un protocollo d'intesa. La parte finanziaria è una parte che non ci preoccupa. Sul fronte degli approdi, i cui contratti sono considerati in scadenza, il sindaco annuncia tolleranza zero per quei diportisti che non sono in pari con i pagamenti o per chi cede o subaffitta a terzi il proprio posto barca. In questi ultimi anni, con la gestione commissariale, molti diportisti non hanno pagato. Quindi iCare, in accordo con l'amministrazione comunale, ha scritto una comunicazione, una lettera ai diportisti, mettendo a disposizione un nuovo contratto per tutti i diportisti che saranno in regola con i pagamenti e quindi chi non è in regola o si mette a posto oppure sarà costretto a lasciare la Madonnina, perché se si pensa di dialogare con l'amministrazione e non come dire, far fronte ai propri obblighi, beh, diventa sinceramente difficile e complicato. Quindi che si mettano a posto e noi siamo qua disponibili, porte aperte per chiunque.